A partire dalle 17 il Salone del Popolo di Palazzo d'Aronco, sede del Comune di Udine, ospita le prime assise del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia Giulia, un momento di confronto interno al movimento e di dialogo con il territorio, un'occasione per fare il punto e guardare avanti grazie ad una serie di momenti di approfondimento e di dibattito in cui gli imprenditori, i giovani imprenditori e quelli di più lungo corso, economisti internazionali, giornalisti e allenatori di calcio approfondiranno varie sfaccettature del tema cambiamento. Tali saluti istituzionali, Furio Ons, il sindaco del comune di Udine, e Deborah Seracchiani, presidente della regione. A seguire l'intervento di Matteo Di Giusto, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia Giulia, che ci illustra qual è la situazione di chi giovane fa imprenditoria. Siamo messi bene da un punto di vista qualitativo. Come tutte le aziende, anche i giovani imprenditori non se la stanno vedendo bene in questo momento, non è un momento facile assolutamente, soprattutto per noi giovani, probabilmente siamo la prima generazione che ha meno dei nostri padri, siamo la generazione che sta soffrendo particolarmente questa crisi, siamo la generazione che sta veramente tirando fuori le unghie e i denti per resistere e continuare a lavorare in questo nostro paese. Quindi noi siamo convinti che solo facendo squadra, facendo sinergia, riusciamo a portare avanti le nostre tesi, le nostre idee, ed è quello che vogliamo fare. Avremo due speaker corner dedicati ai giovani imprenditori, che poi sono le nostre assise, quindi siamo noi che dobbiamo veramente dare il tempo e il passo del cambiamento che vogliamo portare nel territorio, nella società, nell'azienda, ed ecco che avremo due momenti in cui declineremo sia il cambiamento in azienda e il cambiamento delle idee. Quali sono i settori in cui si può fare ancora business? I settori sono sicuramente trasversali, tutti quelli legati all'industria 4.0 in maniera particolare, quindi al digitale, l'ICT, le nuove tecnologie, tutto quello che sono le nuove sperimentazioni, le nuove idee, quelle sono la vera base fondamentale che farà la differenza nel domani. Chi avrà una nuova idea, soprattutto con le nuove tecnologie, riuscirà a scaricarlo a terra anche in maniera abbastanza veloce, e quindi ancora di più, ancora una volta, il talento, la propositività, la grinta, la voglia di fare faranno la differenza.